Un buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché ci sarebbero disturbi psicologici di Enrico Marrama alla base del litigio sfociato in omicidio-suicidio avvenuto ieri mattina a Corfinio, in provincia dell'Aquila. L'uomo ha ucciso la moglie a coltellate e poi si è trafitto l'addome. Vediamo il servizio. Al suo arrivo in ospedale aveva ancora nell'addome la lama del coltello con il quale poco prima aveva ucciso la moglie. Enrico Marrama, 70 anni di Corfinio, ieri al culmine di un litigio ha compiuto l'uxoricidio scegliendo poi di farla finita. È stato il figlio della coppia al suo rientro da una passeggiata in bicicletta verso ora di pranzo a lanciare l'allarme chiamando il 118. Una scena terribile, quella che si è materializzata davanti ai suoi occhi, con la madre, Maria Pia Reale, ex insegnante, ormai esanime, e il padre agonizzante. Per quest'ultimo è stata inutile la corsa in ospedale a Sulmona, dove è morto poco dopo l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto. I carabinieri della compagnia di Sulmona hanno eseguito i rilievi all'interno dell'abitazione della coppia in via Apopedio a Corfinio, ma a stabilire l'esatta dinamica dell'uxoricidio sarà l'autopsia che si dovrebbe svolgere nella giornata di domani all'obitorio di Avezzano. Secondo quanto si è appreso alla base del litigio, uno dei tanti sfociato infine in tragedia, ci sarebbe la ludopatia di cui era affetto Marrama. Le scommesse sulle corse dei cavalli erano diventate un vizio insostenibile che lo avevano trascinato in un vortice di violenze. Già un mese fa aveva cercato di togliersi la vita ingerendo degli psicofarmaci, ma era stato salvato, trovato sotto un cavalcavia della 25 e poi ricoverato in ospedale all'Aquila. Cure che evidentemente non sono bastate a riportare la lucidità nella sua mente e ieri ha dato sfogo a tutta la sua follia. E quei 108 grammi qua, tutte sorprese, mi erano rimaste tutte a bocca aperta, come nessuno si aspettava una cosa del genere. Che in un piccolo paese potesse poi un piccolo accadere. paese, lui, io lo conosco da quando eravamo bambini, una brava persona, la moglie pure. Noi siamo amici da piccoli, l'ho visto ieri, l'avevo visto, siamo stati qua a parlare qui, ci siamo lasciati. Però mi sembrava abbastanza, nessuno si aspettava una cosa di una tragedia simile, insomma. Andiamo a Pescara adesso perché l'aggressione omofoba di giovedì scorso continua a suscitare polemiche. Un branco di 7 persone se l'è presa con una coppia di ragazzi, mandandone uno all'ospedale. Il fatto è accaduto proprio durante il primo Abruzzo Pride. Il sindaco Masci è andato in ospedale a portare la solidarietà e le scuse della città di Pescara al ragazzo. Due ragazzi di 22 e 25 anni aggrediti da 7 persone. Prima gli insulti, poi le botte che hanno mandato all'ospedale il 25enne, che è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla mandibola. La ragione di tanta violenza? I due ragazzi si tenevano per mano. È successo a Pescara, in pieno centro, la notte tra giovedì e venerdì. Le associazioni per i diritti della comunità LGBTQ parlano di beffa perché l'aggressione è avvenuta durante le celebrazioni del primissimo Pride d'Abruzzo, proprio qui, in piazza Primo Maggio, il luogo che l'amministrazione ha negato ai manifestanti. È ancora un richiamo ancora più forte a quanto sia necessaria la manifestazione del Pride e qualsiasi legge che tuteli le persone LGBT+. Un fatto che testimonia l'esistenza di una cultura machista ancora ben radicata qui a Pescara e in Abruzzo. Cosa si può fare per combatterla? Beh, noi come movimento proponiamo sempre una formazione che parte dalle scuole, va in tutti i luoghi di aggregazione sociale, anche fino al lavoro, proprio per contrastare qualsiasi tipo di aggressione contro la comunità LGBT e l'identità di genere. Al 25enne una prognosi di 30 giorni. Ora le forze dell'ordine stanno setacciando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i membri del branco, che sarebbero tutti giovanissimi del posto. Il sindaco Carlo Masci è stato in ospedale per portare al ragazzo la solidarietà della città. Il primo cittadino si è detto però sorpreso. Pescara è sempre stata una città accogliente e aperta, le parole del sindaco. Una cosa vergognosa, inaccettabile, compiuta da delinquenti, perché mi piace sottolineare che queste persone sono dei delinquenti, e se sono minorenni
dovremmo ragionare anche con i genitori che non educano i figli e non insegnano la base del vivere civile. Io sono andato a trovare il ragazzo ieri mattina, non appena saputa la notizia, ho trovato una persona misurata, equilibrata, quello che si dice un bravo ragazzo, che non aveva nessun sentimento di rancore nei confronti di questi delinquenti. Ovviamente non lo aveva nei confronti della città dove è vissuto per più di 3 anni, perché ha fatto l'università qui e ha detto che non gli era mai successo una cosa simile, perché Pescara è stata sempre una città aperta anche per lui, e lo ha sottolineato. Mi ha anche detto che è rimasto colpito positivamente dal fatto che nel momento in cui lui è stato aggredito, le altre persone che erano intorno e passeggiavano tranquillamente il giovedì sera sono intervenute per proteggerlo, e quindi i pescaresi non hanno avuto paura di bloccare quei delinquenti. E noi apriamo la nostra consueta finestra in diretta. Saluto dal buon pomeriggio a Giuseppe Dintino in compagnia del senatore del Partito Democratico Luciano D'Alfonso, a cui do il buon pomeriggio. Senatore, visto che insomma poco fa abbiamo ascoltato le parole del sindaco di Pescara Carlo Masci sull'aggressione tra giovedì e venerdì, lei che è stato sindaco proprio del capoluogo adriatico, insomma, volevo da lei, prima di iniziare altri discorsi, un commento su questo, che è un fatto gravissimo che è avvenuto qualche giorno fa, che poi ha suscitato indignazione anche sulle cronache nazionali, questa aggressione omofoba. Ho condiviso le parole dette da Carlo Masci su questa circostanza. Ha usato l'espressione condotta delinquenziale, che mi sembra la definizione giusta. Noi dobbiamo essere sempre consapevoli che Pescara è una città non solo accogliente, è una città che coltiva le pari opportunità, la cultura delle garanzie, la cultura dei diritti civili, dei diritti sociali. Non può accadere che davanti ad una espressione di libertà e di autonomia di pensiero il riscontro sia la violenza. Addirittura la fisicità dello scontro, non esiste che questo possa passare inosservato, e bene ha fatto la comunità culturale, politica, sociale ed anche istituzionale a prendere con forza le distanze. Io mi auguro che l'ordinamento giudiziario se ne occupi. Giuseppe, a te. Bene, senatore, affrontiamo anche un tema annoso per quanto riguarda la regione Abruzzo, ovvero quello delle infrastrutture, un tema riportato in auge anche dal Premier Conte qualche settimana fa nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Si parla tanto dell'alta velocità a Roma-Pescara, come del raddoppiamento della linea adriatica, e allora a che punto siamo per collegare ancora di più l'Abruzzo al resto della penisola? Dal 2017 ci sono 1.556 milioni di euro per portare l'alta capacità ferroviaria da Pescara a Roma. Conte ha fatto fare un passo importante avanti, precisando che questa è una priorità nazionale che merita la figura commissariale. Le risorse che sono state rubricate nella contabilità stanno lì. Ci sono 15 milioni per la progettazione nella contabilità di cassa. Più il presidente Conte ha annunciato che farà pervenire ulteriori risorse, per esempio del Recovery Fund. Tutto questo si compone con quello che già c'è, poiché si tratta di una complessità progettuale e realizzativa che ci toglierà finalmente in maniera definitiva da una condizione di debolezza circa il tema della velocità e della facilità dei trasporti, perché nel mondo la facilità dei trasporti ha a che fare col ferro, non con la macchina. La gomma porta con sé il rischio, l'incidentalità, perché non ha un tracciato dedicato, a differenza del ferro che ha sedime e tracciato dedicati, e questo toglie di mezzo la pericolosità della incidentalità. E sul treno uno comincia a studiare. L'accesso al treno è consentito a basso costo, non è l'aereo, anche se noi non ce l'abbiamo un aereo Pescara-Roma e lo abbiamo avuto, e non è l'autobus, che di sicuro rappresenta un'offerta interessante, ma non ha la comodità della qualità dello spostamento della ferrovia. Noi riusciremo a ridurre di sicuro un'ora attraverso l'innalzamento dell'alta capacità ferroviaria, e probabilmente si riesce con l'incrocio dell'ulteriore tecnologia a scendere ulteriormente circa i tempi di percorrenza. Io voglio dire che
il presidente della regione pro tempore deve farsi carico di indicare 6, massimo 8 priorità, non 67 priorità. Sembra quasi il cacao meravigliao, quello che mette in campo colui il quale che tutto è priorità gli riesce da dire. Se tu dici che tutte le opere sono prioritarie, nei fatti nessuna opera è prioritaria. Allora io voglio sfidare l'attuale regione, che tra l'altro ha una figura di rilievo al vertice della struttura amministrativa, perché la dottoressa Barbara Morgante è una che capisce in profondità le questioni dei trasporti, della trasportistica soprattutto ferroviaria. Allora io voglio lanciare una sfida all'agenda della regione. La prima priorità è la Pescara-Roma e sta nell'agenda della holding delle ferrovie e del MIT. La seconda opera prioritaria, senza ombra di dubbio, riguarda la variante Vasto San Salvo, che ha già le risorse. Si tratta di impiegarci qualche mese di lavoro per raccogliere i pareri e concordare con i municipi. Poi un'altra grande priorità è la portualità di Pescara e di Ortona. Anche lì ci sono già le risorse. C'è financo il piano regolatore portuale approvato dalla mia amministrazione per quanto riguarda il porto di Pescara. E dobbiamo riprendere in mano il piano regolatore portuale di sistema di Ortona. Noi dobbiamo fare in modo, per esempio, che il quarto lotto della Teramo Mare venga messo in procedura e poi sottoposto a gara d'appalto. Ci sono anche lì 90 milioni di euro pronti per andare in produzione. E poi l'Aquila a Matrice, Salaria, il rettangolo degli Appennini, che rappresenta davvero un'altra nostra capacità di accesso alle miniere relazionali del turismo di montagna. E poi, permettetemi, la Loreto Penne. Ci sono le risorse, le abbiamo difese per anni. Un'inchiesta sbagliata, nata male, concepita peggio, finalmente è arrivata a conclusione, gli imbroglioni sono stati individuati, i bugiardi verranno sanzionati, ma l'opera deve essere fatta, perché non è che la giuridicizzazione penale ha tolto il bisogno dell'opera Loreto Penne come accesso pescarese al Gran Sasso, e anche quella è una priorità. Così come mi sia permesso di dire, l'alzamento della qualità della digitalizzazione. Noi abbiamo portato 155 milioni di euro per portare la banda larga in tutti i comuni, ma alcuni comuni hanno diritto ad avere la banda ultralarga, cioè ulteriore offerta di qualità nella digitalizzazione. E ancora il ciclo dell'acqua, che è un'altra priorità, e concludo, i sistemi depurativi delle quattro città capoluogo vanno messi in procedura. A Pescara io ho lasciato 32 milioni di euro per potenziare un sistema depurativo che aiuti Pescara e Chieti, così come l'abbiamo fatto per la costa teramana, con 33 milioni di euro riguardante la depurazione della costa della provincia di Teramo, che era fondamentale portare a piena efficienza. Su questo io dico che il governo regionale pro tempore deve assolutamente raccogliere la sfida di scelte nette, prioritarie e veloci. Insomma, i fondi ci sono, manca solo una calendarizzazione dei lavori. E poi manca quell'attività specifica della politica, che è la decisione. Decidere significa, tra tante opportunità, sceglierne una. Decidere significa tagliare. Chi non decide prioristicamente, prioritariamente, perché non vuole tagliare tra le tante possibilità che ci sono, perché creano scontento, almeno fino a quando non si vede la comodità dell'opera nuova che si realizza. Approfittiamo della sua presenza, senatore, anche per parlare di ripartenza, perché lei fa parte della Commissione Finanze. In questi giorni si parla dei fondi attesi dai comuni. A che punto siamo? Intanto abbiamo messo in campo un'azione importante riguardante 80 miliardi di euro che già sono in esercizio amministrativo. Arriveranno altri 200 miliardi di euro se sommiamo tutto quello che hanno messo in campo col sistema delle garanzie, con quello che l'Europa ci farà avere attraverso i suoi strumenti, dai fondi della Banca Europea degli investimenti ai fondi del Recovery Fund e anche alle risorse riguardanti la protezione del mercato del lavoro. Tutte queste risorse porteranno in Abruzzo aggiuntivamente 1 miliardo di euro che dovranno essere destinate alla vita delle imprese e alla vita delle infrastrutture, cioè alla modernizzazione dei territori, facendo in modo che ricominci a girare la ruota dell'economia anche per quanto riguarda la ricaduta occupazionale. Il rapporto di Banca d'Italia riguardante l'Abruzzo ha messo in evidenza che noi abbiamo perso 2 miliardi di euro con
lo stop alle attività imposto dalla pandemia. Noi dobbiamo sapere che dobbiamo ricominciare a produrre, aiutando in questa fase i produttori di ricchezza e di lavoro, e poi significherà anche produttori di erario, di fiscalità, perché allo Stato il governo italiano non ha più il bilancio pubblico, perché si è sospeso quanto è previsto dall'articolo 53 della Carta Costituzionale. Ma l'obbligatorietà fiscale segue la ripresa della ruota economica, non la anticipa. Noi dobbiamo riprendere la ruota economica facendo rigenerare anche le numerose occasioni di lavoro cui avevamo già bisogno. All'Abruzzo mancano all'appello 40.000 posti di lavoro. Questi 40.000 posti di lavoro sono diventati di più rispetto all'intervento della pandemia. Quindi dobbiamo recuperare le condizioni per riprendere fiducia nel rapporto impresa, territorio, cittadini, forza del lavoro, famiglie. Cambiamo argomento e tocchiamo anche una questione che ha riguardato da vicino l'Abruzzo, ovvero quella del crack della Banca Popolare di Bari, perché lei fa parte anche della commissione d'inchiesta su questa faccenda. Allora, che aggiornamenti ci sono su questo fronte? Intanto ieri abbiamo avuto l'assemblea dei soci della Banca Popolare di Bari, oggi tiriamo la linea e si inaugura la terza fase della Banca Popolare di Bari e comincia a delinearsi una vita al futuro che configura la Banca Popolare di Bari come la banca del Mezzogiorno. E anche questo è il senso dell'intervento di Mediocredito Centrale dell'ottimo professor Mattarella. Io colgo l'occasione anche per dire grazie ai due commissari straordinari che hanno preso il malato e lo hanno rimesso in cammino grazie al ruolo fondamentale dei soci. Grazie anche agli attuali funzionari impiegati della banca che hanno mantenuto in vita l'infrastruttura in un momento gravissimo, gravissimo sia per la pandemia, gravissimo anche per le sorti specifiche della banca. Io non dimentico quel giorno che uscì il comunicato che diceva che non ci stavano risorse per corrispondere alle misure del governo rispetto alla pandemia. A un certo punto si è ricominciato a respirare, io ringrazio su questo l'attuale vertice commissariale, anche la Banca d'Italia per la parte che ci ha messo nella scelta di due competenze vere, e poi il professor Mattarella, che è a capo del Mediocredito Centrale, che ha fatto in modo che la procedura non conoscesse scossoni. E adesso si ricomincerà. Ma questo non significa che chi ha sbagliato non debba essere ricercato, individuato e sanzionato. E di errori ce ne sono tanti. Verranno in evidenza nel fascicolo presso la commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario italiano, di cui io sono vicepresidente vicario di maggioranza, ma non appena avremo le informazioni di qualità noi le passeremo anche all'autorità giudiziaria, perché ci sono molte stranezze, anche a proposito di consulenze larghe, però io mi devo fermare qui poiché abbiamo l'obbligo di segretezza. Perfetto, allora Jacopo, linea a te per le domande da studio. Sì, solo una considerazione con il senatore D'Alfonso, a cui volevo chiedere, visto che insomma adesso per fortuna siamo fuori dalla fase un po' più acuta della pandemia, però ci siamo ancora oggettivamente dentro. Qualche giorno fa, insomma, senatore, si è molto parlato in Abruzzo del riordino del piano sanitario con questa struttura di hub and spoke. Lei che ha amministrato anche la regione, cosa ne pensa di questi nosocomi nei quattro capoluoghi di provincia e poi di una rete ospedaliera che faccia riferimento ai capoluoghi di provincia e che però non abbiano le specialità che sono appunto in capo a Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila? Ci sono due punti fermi. Un punto fermo: noi siamo stati la prima regione italiana ad uscire dal commissariamento e a rimettere in ordine i documenti contabili. Poi la pandemia però ha suonato la sveglia a tutti, dicendo che la sanità costruita solo sulla potenza degli ospedali delle città capoluogo non basta. Soprattutto se arriva il flagello di cui all'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Europa. Abbiamo bisogno di creare una potente struttura territoriale che è fatta di quello che c'è e di quello che deve essere recuperato e integrato. Noi dobbiamo riprendere un cammino di programmazione strategica coinvolgendo il Consiglio regionale intelligentemente, coinvolgendo le bravure, coloro i quali lavorano nel circuito del prodotto salute, e facendo in modo anche che non scarrelliamo rispetto alle regole della giustezza del bilancio. Non possiamo fare quintali di debito,
come è accaduto nel quinquennio o settennato 2000-2007-2008. Noi dobbiamo rimettere in ordine, sapendo che non si può togliere quantità e qualità del prodotto salute, altrimenti lo paghiamo a valle. Però dobbiamo fare il tutto dentro una cornice di programmazione, come ci richiede il Ministero della Salute, ma anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si può fare senza strafalcioni, senza ripercorrere la strada l'anno passato. Noi non dobbiamo essere né tacceriani né stravaganti, noi dobbiamo fare la cosa giusta sapendo che nei territori vivono decine e decine di migliaia di persone che adesso con la pandemia hanno messo in tensione la nostra capacità di reazione. Quindi ospedalità specialistica e generalista al centro, nelle città capoluogo, ma capacità di prima cura anche nei territori. Non si possono togliere ulteriori risorse, ma può promettere che il governo investirà ulteriori risorse volte al sostegno della sanità pubblica in discontinuità alle precedenti legislazioni? Assolutamente sì, e se voi pensate che uno degli strumenti dell'Europa di aiuto non solo all'Italia, a tutti gli Stati membri, è per esempio il MES di cui si sta parlando, l'unica condizionalità leggera, tematica che rimane è quella di destinare le risorse al potenziamento dell'offerta di salute. Per cui ci siamo, va ricalibrato il rapporto domanda-offerta di salute sapendo che prima di arrivare alla città capoluogo le famiglie territori e probabilmente lì un'offerta di prossimità serve e conviene. Grazie senatore D'Alfonso. Buon lavoro. Per essere intervenuto nel corso del nostro telegiornale. Da Pescara è tutto, linea allo studio. Grazie, grazie Giuseppe, grazie ovviamente al senatore Luciano D'Alfonso per la disponibilità. Noi rientriamo, andiamo avanti con il nostro telegiornale, purtroppo una notizia, una brutta notizia, lutto nel mondo della politica di Chieti, perché a causa di un malore improvviso è venuto a mancare l'assessore Antonio Viola, nato a Gaeta nel 1960, avvocato, il suo impegno politico è iniziato negli ambienti della Democrazia Cristiana. È stato consigliere comunale a Chieti dal 1990 al 1993, dal 1993 al 1997 e dal 1997 al 2000. Assessore dell'amministrazione di Primio dal 2010 al 2015 e dal 2015 al 2020 ha anche ricoperto il ruolo di consigliere comunale nel comune di Carpineto della Nora. Il sindaco di Chieti di Primio nel suo messaggio di cordoglio ricorda l'impegno di Viola per il bene della città di Chieti e la sua grande umanità. Mancherà, scrive di Primio, la sua gentilezza, la sua educazione e quella delicatezza che lo hanno accompagnato nel corso di tutta la sua vita, scalfita fin dalla tenera età da esperienze dolorose ma che mai hanno reso il suo cuore insensibile e lontano dai problemi della gente. I funerali avranno luogo domani alle ore 15:30 nella chiesa del convento delle Figlie dell'Amore di Gesù e Maria a Brecciarola di Chieti. Andiamo a Teramo adesso perché il post-Covid mette in ginocchio la provincia che risulta avere il reddito pro capite e le pensioni più bassi d'Abruzzo. Le tre sigle sindacali CGIL, CISL e UIL sono scese in piazza questa mattina a Teramo per denunciare la drammatica situazione economica e occupazionale che sta vivendo il territorio. I sindacati hanno proposto un progetto comune per il superamento delle fragilità più gravi. La provincia di Teramo è un territorio in difficoltà, diciamolo, in ginocchio. Già nella fase pre-Covid la fotografia rilevata dalle sigle sindacali di CGIL e CISL e UIL denunciava dati preoccupanti. Nel territorio teramano si registrava il reddito pro capite più basso d'Abruzzo, meno di 21.000 euro, il reddito di pensione medio inferiore a quello regionale, 944 euro, con un numero di occupati sceso di quasi 2.000 unità in pochi mesi. Tutto questo già prima del lockdown. Oggi la situazione diventa a dir poco drammatica ed è necessario programmare e stabilire delle priorità per una ripresa di questa fragile provincia. È l'obiettivo che vorrebbero raggiungere insieme CGIL e CISL e UIL di Teramo.
Un territorio che va riqualificato perché bisogna creare lavoro, e il lavoro lo si crea anche avendo comunque sia un'idea di come in pratica le infrastrutture di questo territorio noi le mettiamo insieme. Pensiamo che è successo sulla viabilità, solo per fare alcuni esempi, abbiamo in qualche modo registrato anche qui una ulteriore difficoltà del territorio in pratica a uscire e a far entrare, mi riferisco per esempio a quello che è successo sulla A14, le reti idriche, questo è un territorio tra l'altro che ha dell'acqua, una delle risorse principali, ebbene però abbiamo le condutture che sono così vecchie che perdono tantissima acqua, perdono una risorsa e non si può non interrogare rispetto a questo. Pensiamo alle reti informatiche, un territorio oggi ha la possibilità in ogni caso di attrarre investimenti, di attrarre lavoro. I sindacati scesi in piazza a Teramo lanciano un grido di dolore e chiedono segnali concreti dalle istituzioni per avviare un progetto di rilancio che abbia una visione comune su turismo, infrastrutture, edilizia, credito, industria, sanità e aree interne. Continuiamo a parlare a distanza di anni di ricostruzione, una volta il problema è il personale, una volta il problema sono i fondi, ma tutt'oggi le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti. Continuiamo a parlare tutti i giorni di turismo, ma non siamo mai riusciti ad individuare una soluzione che in qualche modo sia condivisa e che consenta di valorizzare al meglio tutto quello che il turismo offre, dalla costa fino alle aree interne. Potremmo parlare di infrastrutture, potremmo parlare di industria. A proposito delle industrie, le faccio notare che abbiamo ormai una filiera su questa provincia che è in grado di costruire per intero parti dei tubi di scarico di una macchina, quindi così come è stato possibile in altre province di questa regione, non vedo perché non sia possibile valorizzare al meglio questo segmento di produzione anche nella provincia di Teramo. Per fare tutto questo occorre una sola cosa, occorre viaggiare coesi, occorre condividere obiettivi. Valorizzazione del comprensorio turistico del Voltigno, questo è il tema della conferenza stampa di questa mattina nel Palazzo della Provincia a Pescara. All'iniziativa è intervenuto anche il senatore D'Alfonso che abbiamo appena ascoltato, il quale ha annunciato un disegno di legge per aiutare i territori delle zone interne. La soddisfazione del sindaco Domenico Vespa. La valorizzazione del comprensorio del Voltigno è stato il tema della conferenza stampa a cui hanno partecipato il sindaco di Villa Celiera Domenico Vespa, il senatore Luciano D'Alfonso e Tommaso Navarra, presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dove il comprensorio del Voltigno si estende. La scommessa di un'idea, quella di mettere di fianco alle bellezze della nostra regione il valore della lentezza, ovvero turismo emozionale ed esperienziale. Nei 700.000 ettari di terre alte della regione Abruzzo, il turista può riportare la qualità della vita, dell'acqua, delle vedute, del cibo, richiamando la possibilità di un turismo anche di rientro. Dunque una candidatura morale, quella di Villa Celiera, a capitale del turismo verde, intelligente e lento, amplificato anche dal ritorno dell'orso marsicano, avvistato l'8 maggio scorso. Ma la conferenza stampa è stata punzecchiata dal presidente della provincia Zaffiri, che lo ha definito un'iniziativa individualistica, una corsa in solitaria che smentisce la politica del fare rete sbandierata dal PD e soprattutto non tiene conto della convenzione in essere con gli altri 6 comuni della Piana del Voltigno, stipulata anni fa proprio per la valorizzazione turistico-commerciale dell'intera area. Fraintendimenti, ma io penso che siano stati piuttosto voluti. Io, ripeto, ho fatto sempre della mia azione amministrativa la condivisione e la partecipazione è l'obiettivo principale. Basti ricordare, l'ho ricordato poco fa, che subito dopo l'insediamento del nuovo presidente della provincia il sottoscritto ha organizzato un tavolo tecnico a Villa Celiera dove furono coinvolti tutti i comuni del comprensorio del Voltigno, la stessa provincia e lo stesso Parco Nazionale di Gran Sasso, per cercare di tutti insieme di mettere insieme le forze ed arrivare a qualche azione di concreto. Quindi c'è tutta la nostra apertura, la nostra disponibilità nei nostri comuni. Io quindi mi sono sentito, ma soprattutto vogliamo veramente arrivare a mettere in campo interventi concreti e quindi ho convocato questa conferenza stampa per ufficializzare come Villa Celiera è stata consacrata capitale del turismo lento, ma non da istituzioni o da autorità, non è che noi abbiamo superato altre candidature, questo riconoscimento ci è stato dato dalla gente, dalle persone che abitualmente ogni settimana frequentano i sentieri del Voltigno Trendsender, frequentano
frequentano le piste da sci, frequentano i nostri locali. Abbiamo questo, questa passione, ma soprattutto che vorremmo trasmettere anche agli altri e diffondere sempre di più. Ecco da dove è uscita la candidatura di Villa Celiera a capitale del turismo lento. Adesso parliamo di sport, perché torna in campo la Serie B con la giornata numero 31 di campionato, col Pescara che dopo la beffa di Pisa torna all'Adriatico, dove arriverà l'Empoli. Problemi in difesa per il tecnico biancoazzurro Nicola Legrottaglie, che non avrà a disposizione Bettella, che ha rimediato il rosso all'Arena Garibaldi, e Masciangelo, anche lui squalificato. Drudi invece soffre ancora per un fastidio muscolare, il suo utilizzo è molto in dubbio. Per questo motivo l'allenatore avrà a disposizione dietro il solo Scognamiglio con Balzano e Crecco. Un'ipotesi circolata nelle ultime ore è il possibile utilizzo del giovane Mané, classe 2001, a meno che Drudi non recuperi in maniera miracolosa e sia dunque disponibile. Per mancanza di centrali, perciò, la difesa a 3 dovrebbe andare in soffitta per far spazio ad un 4-4-1-1. Buone notizie in mezzo invece, perché potrebbe ritrovare il terreno di gioco Palmiero, con Zappa confermato laterale destro con maggiori compiti offensivi, mentre davanti sono in 3 a giocarsi due maglie Galano, Pucciarelli e Maniero, coi primi due che hanno giocato da titolari gli ultimi due incontri, e Legrottaglie che potrebbe far riposare uno di loro, considerando che poi venerdì sera si torna nuovamente in campo a Cremona contro i grigiorossi lombardi. Tanti gli ex in casa empolese, a partire dal tecnico Pasquale Marino, che tra un po' ascolteremo, oltre a Simone Romagnoli, che in difesa dovrebbe far coppia con Sierralta, e ovviamente Leonardo Mancuso, inserito nel tridente con Tutino, sogno di mercato mai nascosto del Pescara con Bairami. Fischio d'inizio alle ore 21, arbitra Eroldi di Molfetta, e dalle 20:30 ovviamente torna il nostro consueto appuntamento con Diretta Stadio, con collegamenti dall'Adriatico per seguire la gara. In studio Andrea Costantini con i suoi ospiti, ovviamente dallo stadio Adriatico Paolo Renzetti, che ci racconterà appunto questa giornata numero 31 per il Delfino. In casa Empoli invece è previsto qualche cambiamento rispetto al match pareggiato contro il Benevento capolista. Ascoltiamo il tecnico dei toscani ed ex della partita, Pasquale Marino. Ah, mi aspetto, il Pescara l'ho visto con la Juve Stabia, dopo la pausa, diciamo, ha fatto una grandissima partita. Sono ben allenati, perché hanno giocato su buoni ritmi rispetto alla Juve Stabia, e anche a Pisa hanno fatto una buona gara, hanno giocato per parte dell'incontro in inferiorità numerica, erano riusciti anche a rimettere, a pareggiare, e poi dopo hanno preso il gol alla fine. Quindi mi aspetto una squadra tosta, una squadra che in casa l'ultima ha fatto bene, e noi sappiamo che partite facili non ce ne sono, no? Perché a parlare, magari, diciamo così, dopo in questa fase sono tutti campi ostici, ecco. Quindi noi siamo venuti fuori da una situazione difficile prima della pausa, adesso dobbiamo ritrovare quella continuità di gioco e risultati che ci ha portato da dentro i playout a un punto dai playoff. Ma io credo c'è qualcuna forzata, altri chiaramente per la terza partita di fila in 10 giorni, dopo tanti mesi di inattività, è difficile che possa farli giocare, perché non tanto se recuperano meno per arrivare a fare tanti minuti, non tanto per questo, ma soprattutto per evitare di incontrare qualche problema fisico, ecco, di riscontrare qualche problema fisico. Questo lo vogliamo evitare, quindi dobbiamo gestire bene le energie, anche perché devo dire che in queste due partite chi entra e chi gioca dall'inizio si sono fatti trovare pronti, ripeto, per quello che è il momento. Io mi aspetto molto di più da tutti, e quindi ci saranno tanti cambiamenti. Sappiamo bene che quando si cambia tanto, se si fa risultato abbiamo indovinato tutto, se non si fa risultato abbiamo cambiato troppo. Questo col senno del poi si fa tanto, però io devo gestire, siccome non mancano due partite, ne mancano qualcuna in più, e di conseguenza per questo motivo sono
sono costretto, tra virgolette, perché vedo in questo organico che non c'è tanta distanza, quindi tre partite in 10 giorni non le faccio fare a nessuno e gestirò le altre forze, le altre energie per quello che c'è. Bisogna valutare anche che abbiamo tutto il centrocampo diffidato, per dire, di quelli che hanno giocato più spesso, mi riferisco Frattesi, Henderson, Ricci stesso che non è disponibile per questa partita, per cui bisogna fare tante valutazioni nella gestione di questo periodo. E domani sera partono i playoff di Serie C col primo turno che vedrà il Teramo in trasferta a Catanzaro. Per i biancorossi di Cetteo Di Mascio un solo risultato, la vittoria per passare il turno. 4 gli assenti in casa Diavolo, che deve anche cercare il successo su un campo sul quale non ha una tradizione favorevole. Tutto in una notte, o meglio in 90 minuti. Il Teramo, dopo oltre 3 mesi, ha un solo risultato domani sera al Ceravolo nel primo turno playoff contro il Catanzaro. La vittoria. Non ci sono alternative per i biancorossi di Cetteo Di Mascio, che oggi raggiungeranno la Calabria senza alcune pedine, perché se Di Matteo è convocato dopo essere stato reintegrato in rosa, ma andrà in panchina solo per onore di firma, per motivi diversi l'allenatore dovrà fare a meno di Tomei tra i pali, Lasic, problema al flessore, Costa Ferreira, che si è appena operato alla caviglia, e Fiore. Valentini andrà in campo e Lewandowski verrà in panchina, ma il fatto che non ci sia pubblico sicuramente è un vantaggio per la squadra che va a giocare fuori casa, e come lo è oggettivamente anche avere 2 risultati su 3. Però forse la Virtus Francavilla avrebbe fatto una partita più sulle caratteristiche dell'avversario. Il Catanzaro invece ha una sua sicuramente espressione di gioco, è una squadra che è abituata a esprimere le proprie caratteristiche indipendentemente dall'avversario. Indubbio la presenza di Tentardini, che ha accusato un piccolo fastidio nel penultimo allenamento, quello prima della rifinitura, ma dovrebbe stringere i denti perché a sinistra di fatto qualcuno che possa giocare al suo posto non c'è. Archiviata la difesa a 3, come ha fatto capire Di Mascio in conferenza stampa, Piacentini sicuro titolare con Soprano avvantaggiato su Cristini, mentre Cancellotti andrà a destra. Viero è un ragazzo potenzialmente molto forte, ma ha bisogno di lavorare, e tanto. E quindi su Viero il nostro progetto è un progetto ambizioso, ma credo che possa iniziare dall'inizio della prossima preparazione, perché adesso in 10 giorni non possiamo trasformare Viero nella parte a lui ancora mancante. Al bando la partita di attesa, il Teramo andrà per fare la gara, unico viatico per sovvertire il pronostico che vede il Catanzaro favorito e con 2 risultati su 3 a disposizione. Sfatare il tabù Ceravolo non sarà semplice, ma potrebbe essere il primo passo di un cammino lungo, a turno dopo turno, che potrebbe rivelarsi esaltante. Beh, una squadra che ha 2 risultati su 3 dovrebbero essere 66 e 33, quindi come percentuali, così a occhio. Però noi dovremmo fare in modo che mentalmente questo ci carichi di energia positiva e ribaltare a 66 a nostro favore rispetto al 33 del Catanzaro. E con questo servizio si chiude la prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.